Dottoressa, quali sono le caratteristiche delle malattie da accumulo lisosomiale? Malattie da accumulo lisosomiale sono delle malattie rare, genetiche, quindi ereditarie, nelle quali c'è un enzima che sta all'interno degli isosomi. I lisosomi sono un organello intracellulare e c'è questo enzima che non funziona, e se non funziona si accumulano tutta una serie di sostanze che non vengono degradate, alterano la funzione cellulare, alterano la funzione dei tessuti e degli organi e portano ad una malattia multiorgano molto grave evolutiva, quindi in peggioramento progressivo. Quali organi colpiscono e con quali conseguenze? E le malattie lisosomiali possono colpire praticamente tutti gli organi, comunque sono colpiti il cuore, gli organi di senso, cioè gli occhi, l'udito, le ossa, le articolazioni, l'addome con epatosplenomegalia, cioè con fegato e la milza ingrossati. E nel 50% almeno dei casi c'è un importante interessamento cerebrale con ritardo, con deficit cognitivo. Hanno dei nomi un po' che mettono un po' paura, magari ai genitori, malattie di Gaucher, di Anderson Fabry, mucopolisaccaridosi. Ecco, ci sono delle differenze tra queste malattie e se ci sono delle terapie? In effetti sono tutte malattie una diversa dall'altra. Un gruppo di malattie d'accumulo lisosomiale, malattie d'accumulo lisosomiale sono più di 40, un gruppo di queste ha la possibilità di avere una terapia. E la terapia è praticamente la somministrazione endovena periodica dell'enzima che manca e che è costruito in modo da poter entrare nei lisosomi, venire incamerato e distruggere il substrato che si accumula. Questa terapia funziona bene, soprattutto se è instaurata precocemente, e questa è una cosa generale di tutte le malattie d'accumulo. È disponibile un nuovo enzima contro la malattia di Gaucher, cosa ne pensa? Sì, è un nuovo enzima sostitutivo che è uscito da poco, che si chiama velaglucerasi. Ci sono altri enzimi che stanno uscendo molto simili per la malattia di Gaucher. Io penso che questo enzima, verosimilmente dagli studi fatti, è molto efficace. Le terapie sono somministrabili fin dalla neonatologia e quanto sono sicure? Allora, questa terapia di cui stiamo parlando, la terapia enzimatica sostitutiva, sostanzialmente non ha dato dei grossi problemi, salvo che molti producono degli anticorpi che potrebbero rendere meno attivo il farmaco, però che non danno grossi disturbi e non disturbano molto neanche l'efficacia, salvo che in alcuni casi. Ci sono stati alcuni casi dove il farmaco ha dimostrato di non funzionare proprio perché il paziente produceva tanti anticorpi. E lì, in casi molto molto rari, pubblicati, si è trattato con immunosoppressori. Però in generale sono terapie assolutamente efficaci e direi che gli effetti collaterali sono assolutamente irrilevanti. Qual è l'impatto sulla qualità di vita, di queste patologie? È sicuramente importante. Se parliamo di bambini con malattie gravi che i genitori devono accudire, l'impatto è su tutta la famiglia, sui genitori, sui nonni, sui fratelli, perché il bambino porta via del tempo, molto tempo, semplicemente per accudirlo, e anche porta via del tempo mentale, delle energie che i genitori altrimenti distribuirebbero su tutti i figli. Se parliamo di adulti che si ritrovano con questa malattia, sono stati fatti degli studi di qualità di vita e la qualità di vita di questi pazienti è molto più bassa di quella della popolazione generale. Possono avere, ad esempio, pazienti con la mucopolisaccaridosi avevano una qualità di vita paragonabile a quella di pazienti con l'artrite reumatoide. L'artrite reumatoide è una malattia molto invalidante, cronica, che forse è conosciuta meglio della mucopolisaccaridosi. Quindi sicuramente un grosso impatto sulla qualità di vita. E mi chiedo effettivamente a volte come facciano certe famiglie a ritrovare un loro equilibrio e a riuscire ad andare avanti in una maniera ragionevole.